Dottoressa Monica Grannante, buonasera, Parco del Benessere dell'Associazione Artù. Questa sera grande evento, innanzitutto bellissima giornata di sole, la notte rosa dei bambini, un grande evento. Come è nato, Monica? È nato innanzitutto perché, diciamo, essendo io madre, prima di tutto, ho pensato a una serata interamente dedicata ai bambini, che di solito, insomma, andiamo a feste, esibizioni e quant'altro, ma una vera serata dedicata interamente a loro, per farli divertire, per farli svagare, per farli stare un poco insieme a noi, all'aria aperta, non l'avevo ancora vista qui, quindi mi è nata così. Qui al Parco del Benessere è una delle tappe, perché ce ne saranno tre in contemporanea. Punto. Quindi io ringrazio chi ci ospita qui e le tre altre postazioni, che sono Comune di Monte di Procida e Piazza Michele Silvestri. Monica, prima abbiamo ascoltato quello che tu hai detto. Io ringrazio soprattutto quelle persone che hanno creduto nel progetto e in questo evento. Per fare le cose belle organizzate come questo evento, la Notte Rosa dei Bambini, bisogna innanzitutto crederci, è vero o no? Crederci innanzitutto e soprattutto creare le sinergie giuste tra persone. Io sono riuscita, insomma, a mettere insieme le diverse associazioni, sono riuscita, insomma, ad avere l'appoggio del comune di Monte di Procida, che mi ha appoggiato dal primo momento, insomma, a cui ho presentato, insomma, questa iniziativa. Quindi penso che l'obiettivo è stato raggiunto, perché mettere insieme tante sinergie non è molto facile. Monica, e poi hai concluso dicendo: io vi faccio una promessa, ci sarà un seguito? Sicuramente, per me questo deve essere un punto di partenza, perché tutte le iniziative che si fanno con i bambini vanno ricoltivate, perché, come ho detto, come dico sempre, i bambini sono il nostro futuro, quindi tutto quello che noi coltiviamo di positivo oggi in loro ce lo ritroveremo in domani. Quindi io spero sempre nel futuro e voglio coltivare quanto più positività possibile. E l'essere ripagati con la felicità dei bambini cioè, non ha prezzo. Vedere un sorriso di un bambino è una cosa proprio... E soprattutto divertirsi. Sì, divertirsi insieme a loro, perché si ritorna un po' bambini quando i bambini si divertono, quindi divertiamoci tutti. Perfetto. Sindaco, la Notte Rosa dei Bambini, tanto divertimento in questa bellissima giornata per i bimbi, tanto sole, una bella giornata sicuramente. Un'altra iniziativa nuova, singolare. Io mi auguro, siamo nella fase di avvio, bene organizzata. Questa volta hanno organizzato, come dicevo, per la prima volta questa bella cosa solo per i bambini, e che rappresenta nelle diverse individualità ciò che Monte di Procida rappresenta sempre: fantasia, voglia di fare, voglia di vivere, capacità di essere sempre al centro. Perché io sono orgoglioso di essere sindaco di questa bella cittadina? Perché ovunque vado, e negli ultimi tempi anche per motivi di lavoro mi sposto spesso, non sono da Napoli, Monte di Procida è conosciuta, ma è conosciuta non per il suo sindaco o per qualcuno in particolare, ma per la sua capacità di guardare sempre al giorno dopo, di vivere, di avere speranza, di avere voglia di rinnovarsi e di cambiare. Questa è la sua realtà forte e viva, che stasera ho il piacere di rappresentare. Sindaco, ci sono tanti bambini che si divertono, che giocano a pallone. Poco fa l'abbiamo visto tirare due calci, fare un tiro verso la porta. Si diverte sempre come un bambino? Si ritorna a bambini in questi casi? Esattamente. Beh, più che sì, io vorrei ritornare ad essere bambino. Ahimè, non lo sono. Ma soprattutto ai bambini, che noi dobbiamo rivolgere ogni attenzione, perché rappresentano il futuro, rappresentano ciò che dobbiamo sicuramente vedere per una Monte di Procida diversa. Ed io sono molto fiducioso su questo, veramente ringrazio tanto le associazioni che tanto fanno per questo. Sindaco, oltre i tiri a pallone, a giocare, l'abbiamo visto pure in panchina, ma in panchina per gioco o in panchina proprio come uomo di politica? No, in panchina non ci sarò mai. A me piace giocare la partita dal vivo e la giocherò fino in fondo.
Buonasera, sono Giovanna, il presidente dell'associazione Albanuva, questa sera onorata di essere in piazza Silvestri per far parte di un grande evento organizzato da Monica Carannante, che è la Notte Rosa per i bambini. Sono felicissima perché la mia associazione ha sempre voluto un evento del genere, quindi sono, ripeto, felicissima per questo grande evento. Siamo qui in piazza Silvestri pronti per partire, siamo stati a Monte di Procida ed è stata un'emozione enorme. Credo che quando si lavori per i bambini è sempre bello, è sempre un'emozione, e soprattutto ringrazio perché tutto questo è anche formazione personale, quindi grazie a tutti. Siamo felici di partecipare come prologo alla manifestazione a questa Notte Rosa per i bambini, iniziativa promossa dall'associazione Artù, da Monica che ci ha sollecitato questa presenza, e a noi fa molto piacere anche perché è una manifestazione rivolta ai bimbi e la prologo è sempre stata attenta alle iniziative per i ragazzi e soprattutto per i ragazzi più piccoli. Stasera la prologo con Enza Guidone e altri due ragazzi presenteranno uno spettacolo di burattini che farà un po' da intervallo alla proiezione del film. Speriamo bene, in bocca al lupo a tutta la manifestazione e a tutte le location. Grazie.